spiegare come sostituire il pacco pignoni della bicicletta. Allora, ti anticipo, esistono due tipi di pacco pignoni. Puoi avere il pacco pignone a vite o a cassetta. In questo caso, come nei casi più comuni, c'è un pacco pignoni a cassetta. I pacco pignoni, quelli magari a vite, sarebbero quelli di bici magari da bimbo, bici magari un po' più vecchie. Allora, ci serviranno una frusta, che serve per tenere fermo il nostro pacco pignoni, una chiave per svitarlo e una chiave o esagonale o una chiave inglese da mettere sulla chiave del pacco pignoni o una chiave come questa che va proprio ad infilarsi all'interno della chiave proprio apposta per il pacco pignoni. Allora, come prima cosa sarà ovviamente andare a svitare lui. Dopo che abbiamo tolto il nostro perno, andiamo a prendere la nostra frusta che servirà per bloccare i nostri pignoni. Semplicemente c'è da bloccare questo tipo di movimento perché noi dobbiamo andare a svitare. Quindi la frusta ha proprio questo tipo di funzione. La andiamo proprio a mettere così. E in questo caso è bloccata. Andiamo a prendere la nostra chiave che le abbiamo unite. Abbiamo messo la chiave per i pignoni e la chiave normale e andiamo a inserirla all'interno del pacco pignone e cerchiamo di girarla in senso antiorario. Ecco qua. Adesso possiamo andare a prendere direttamente la chiave per il pacco pignoni, sempre bloccarla con la frusta. E andiamo a svitare. E adesso possiamo andare a togliere direttamente tutti i pignoni. Arrivati a questo punto che abbiamo smontato il nostro pacco pignoni, possiamo fare diverse cose. Se lo andiamo a riutilizzare potrebbe essere un buon momento per andare a pulirlo a fondo, siccome non è montato sulla cassetta e riusciamo a pulire meglio tutti i pignoni. Possiamo comunque andare a sostituire direttamente la cassetta e possiamo anche aggiungere dei nuovi pignoni se magari i nostri vogliamo dei rapporti in più perché abbiamo più gamba o dei rapporti in meno soprattutto. Come prima cosa vi farei guardare il corpetto che ha diverse intagliature. Ce n'è una più piccola. Quella più piccola ha la funzione di mettere tutti i pignoni nello stesso posto, così che sono montati proprio tutti dritti. Quando andiamo a togliere i nostri pignoni, non è importante che li mettiamo in un certo ordine. Possiamo anche metterli anche in ordine sparso, perché comunque vanno in base alla grandezza. Quindi tranquilli, anche se magari li mettete uno da una parte e uno dall'altra, siete comunque tranquilli che ovviamente li mettiamo in altezza decrescente. Prima di inserire i pignoni è consigliato mettere un po' di grasso. Iniziamo a mettere i nostri pignoni. Arrivati a questo punto ci converrà mettere il filetto, quello più fino in alto, giusto per comodità, e andiamo a inserire tutti i pignoni. Prendiamo sempre riferimento il pignone quello più alto. Ovviamente gli spessori andranno su praticamente tutti i pignoni a parte il primo, che è un blocco di 3 che ha già il suo piccolo spessore, e gli ultimi che hanno il loro spessore comunque. Siamo quasi. Mettendolo in ordine si evitirà di star là a cercare il pignone giusto e quindi ci andrà a far guadagnare un bel po' di tempo sicuramente.
arrivati in questo momento che si andrà a chiudere il tutto, non servirà più l'uso della frusta, perché ovviamente prima l'abbiamo usata per bloccare il movimento del pacco pignoni. In questo caso dobbiamo noi andare a stringere finché possiamo. Chiudiamo a mano, poi andiamo a riprendere la nostra chiave di prima e andiamo a completare il serraggio. Abbiamo montato la nostra cassetta e la siamo andata a serrare. Andiamo a rimontare il nostro perno e il gioco è fatto. Andiamo a mettergli la sua molla, la mettiamo al contrario e la nostra cassetta è sostituita. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, lasciate un bel like. Se avete qualche domanda, soprattutto, fatelo qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale. Ciao!